che si chiama Cantone, che ha fatto un'indagine, ha scritto un libro fantastico, dove ha raccontato in poche parole e in pochi capitoli che mentre con la cocaina si va a finire in galera, con le scommesse di calcio, non esistendo ancora un'architettura giuridica sul piano del penale comune a tutto il mondo, comune a tutti gli stati, hanno creato un bel network di mafie che va dall'Oriente, passa per la Russia e gira per tutta l'Europa, dove ci sono a disposizione una roba come 400 miliardi di euro, 400 miliardi di euro, lui dice 500, il mio amico Corbo, che servono per modificare i risultati delle partite. E allora basterebbe soltanto dire questo per far saltare tutto il sistema, Blatter, Platini e tutti quanti. Perché, signori miei, se è vero quello che scrive un magistrato, e io gli credo, è molto complicato fare il mestiere dell'industriale del calcio, non in questo paese, ma in qualunque paese del mondo. Vero. Presidente, mi scusi il volo pindarico.